Doveva essere una giornata di festa e festa è stata allo Stadio delle Alpi per il ritorno del Torino in Serie A. 60.000 spettatori sugli spalti con una larga rappresentanza calabrese. Uno stadio tutto granata, essendo simili i colori delle due squadre, con coreografie originali della tifoseria torinista. L'entusiasmo ha però superato le attese e forse anche la consistenza delle forze dell'ordine, che ad una ventina di minuti dal termine nulla hanno potuto contro decine di migliaia di tifosi torinisti e reggini che prima si sono sistemati sulla pista, poi a tre minuti dal termine hanno invaso il campo. La partita è finita 2-1 per la Regina. I calabresi, fortemente motivati, sono andati subito all'attacco. Hanno sfiorato il gol al decimo con Possanzini. Sono passati in vantaggio al 27esimo su calcio di rigore fischiato da Bettin per un fallo di Sanna su Cozza. Inutili le proteste dei giocatori granata, dal dischetto è stato lo stesso Cozza a mettere alle spalle di Pastide, che poi al 35esimo si infortuna e lascia il posto fra i pali a Sorrentino. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dei calabresi. Nella ripresa al 18esimo Ferrante segna il gol del pareggio, una rete importante che pone il bomber granata al primo posto nella classifica di tutti i tempi dei cannonieri della serie cadetta. A quel punto per la Regina sfumava il sogno della Serie A. Tre minuti più tardi però Possanzini, con un colpo di tacco, smarca Martino che infila Sorrentino. Ed è il 2-1 che ha dato ai calabresi la storica promozione nella massima divisione. Poi la festa e l'invasione di campo. Amici sportivi, buonasera per questa edizione della Domenica di Sport Regione. Salgono dunque in massima divisione Verona, Torino, Regina e Lecce, mentre retrocedono Reggiana, Andria, Lucchese e Cremonese. Allo Stadio delle Alpi, come avete visto, stipato veramente all'inverosimile, è finita Torino 1, Regina 2. E adesso, se sono pronte, spazio alle interviste realizzate a fine partita dal nostro Franco Costa. Beh, certo, oggi è una giornata magica, non possiamo dire diversamente, con una curva come questa. Certe volte mi viene da pensare che era meglio stare in Serie B, perché se arrivare, come dire, alla fine di un campionato come questo, con un pubblico da Real Madrid, tutto sommato si potrebbe anche pensare di rimanere. Ma visto che andiamo in Serie A, io non posso che tifare per la nostra squadra, ma anche per un'altra. Eccola qua, l'Intertoto. È una squadra gemellata col Torino, a cui ne facciamo veramente tanti in bocca al lupo. Questo pubblico ci ha ricordato una serata, quella contro il Real Madrid, 60.000 spettatori al Delle Alpi. Bene, penso che è quanto il Toro si merita e quanto questi tifosi si meritano. Noi speriamo di essere all'altezza, sappiamo che non sarà facile. È chiaro che oggi la gara per noi era difficilissima, troppe diverse le motivazioni e purtroppo una settimana di troppe baldorie. Però penso che abbiamo fatto la nostra gara pur sapendo che eravamo in difficoltà. Adesso vedremo un po' l'anno prossimo, sappiamo le difficoltà, sappiamo i problemi, ma noi siamo il Toro e andiamo oltre queste difficoltà, oltre questi problemi. Marco Ferrante, hai battuto il record assoluto dei gol segnati in Serie B. Sono contentissimo, 27. Perché oggi ho fatto davvero un gran gol, nel modo più difficile, perché i test diciamo che non sono un fulmine di guerra, perciò sono contento anche per quello, averlo superato. Essere andato nella storia con un colpo di testa penso che sia il massimo, per un attaccante piccolo come me. Hai fatto una passerella personale, meritata, dopo il gol. Ma sì, perché ci teneva in modo particolare, sapevo che oggi non era facile perché loro giocavano alla morte, però noi in settimana abbiamo un po' mollato perché è giusto che sia così, troppi festeggiamenti e oggi non stanno al 100%, però il sottoscritto ha cercato di fare il massimo per andare a segno, se Dio vuole ce l'ho fatta. E adesso speriamo che tutti si diano veramente una grossa svegliata sullo stadio Philadelphia, anche perché noi francamente di parole su questo argomento non ne abbiamo più.